Ti piacciono i gargarismi, eh? Eh sì, sono molto utili per la salute della gente. Ma quanto cazzo vado veloce adesso? Allora, Porca cavolo. facciamo un riassunto. Ora siamo a Fiorpescopoli. No, aspetta, non a Che Fiorpescopoli. cazzo dici, coglione? Fiorlisopoli. Fiorlisopoli perché dobbiamo prendere la medicina perché Enfi ha preso la malaria e quindi prima dobbiamo battere Bruno. Perché non hanno ancora bonificato le paludi? Esatto, ah giusto, dobbiamo fargli vedere le squadre allenate addirittura. Aspetta che... Allora, non mi ricordo nemmeno io che cosa ho in Io ho squadra. ritardato al 30, Gnorpal al 29, Avon al 28, Kek al 30 e Utopia al 29. Nerosepe al 34, Pimpi al 27, Glarz al 27, che chissà quando lo evolverò, e Chi era Glard Arrabbiata al poi? 32. E chi cazzo potrebbe essere Glarz? Oh no! Tra l'altro, io in squadra... Quattro Pokémon, la metà si evolvono per felicità. Oh, devi Sono proprio essere un bravo da... bravissimo allenatore. Zitto. Brava. Vado a battere Allora, le scimmie intanto. innanzitutto andiamo alla casa dei miei coglioni. Ci sono già stato io. Qualcosa che dovrò usare Nerosepe perché tanto Pimpi non ha mosse volante. Vabbè, perché il mio Utopia è ancora beccata. Shottato! Sei già da Fucking Bruno? shottato! Sì, Bruno. Ho vinto in tre mosse! Hai già vinto con... Ho vinto in tre mosse! Oddio, fra poco anch'io mi sa. No, ho fatto ipnosi, scherzone. E dinamipugno. Dovrei allenarmi un po' tutti gli altri. Bravo! Ho vinciuto anch'io. Grazie. Non abbiamo più un cazzo da fare, quindi... Dobbiamo prendere Guarda! volo. Dammi volo e levati dei coglioni. Tante care cose, scià! Volo insegna a Utopia. Sì, al posto di beccata, magari. E poi dinamipugno. Mi ha fatto... No, prima ha fatto leggimente e poi ha fatto ipnosi, ma ipnosi ha fallito. Che belli i primi giochi. E Chelsea! Andiamo da Ampharos. No, però così non posso velocizzare. O meglio, No, cazzo, non ho preso la Trevoport. medicina, santa Madonna di Ma Dio. te non eri mica andato! Ma te sei Appunto, scemo? ero anche andato, Addirittura. Ok, tieniti la pozione e levati dal cazzo, tante care cose anche a te, e noi ci buttiamo letteralmente. Sì, bravo, adesso torna a far la luci Sono e... andato a curare i Pokémon, ma non dovevo curare, vabbè. Passiamo alle domande, va che forse è meglio. Tanto vado alla Allora, ma palestra. giusto, aspetta che prima magari metto qui davanti perché Dlarz contro Magnemite te le prende dritte dritte nel culo, io ci tengo alla wife. Quindi... Alfa 82 ci chiede, vi piace la danza delle mosse Z? Sì! Poi, Sì, è ignorantissima e va bene così. GoldFox98 ci chiede, personaggio preferito di JoJo, ma l'abbiamo già risposto 25 volte. Avon. Cosa? Cosa ha scritto Avon? Non ho capito come si gioca. Porco zio. Deficiente. Ti spacco la faccia quando ti vedo. Oh, il tuo amico Joe, Vanni, Sì? ti chiede, Pachino mio, perché volevi evitare la mia domanda, cuoricino, cuoricino? PS, stanotte ti stupro. Non è colpa mia, non c'entra Perché niente. non sono Frosio? Darky701 dice, anzi chiede, per Zeffo, ok. In un video hai detto che non ti piace la terza generazione in sé, ma non sopporti... più l'intro col camion. Idem per quella di Rosso Fuoco. Sì, idem per quella di Rosso Fuoco. Non ci vuole tanto fare una nuova intro per un gioco, non ci vuole, ci vuole nulla. Ma più che altro la terza generazione mi sta sul cazzo per altri motivi. C'entra anche che porca troia in ogni minchia di hack di merda c'è sempre Rubino, però... Non è vero. insomma. Tra una cosa e l'altra. Alleberi non ho intenzione di leggere la prima domanda e ti mando già a cagare. Poi, Cosa ha scritto, scusa? meglio Zeffo o meglio Paco? Cosa cazzo È vuol come dire? dire meglio PS3 o Xbox? Farete un gameplay su Half-Life 3? Sì, quando uscirà anche Kingdom Hearts 3. E se il lettore chiede cos'è una gnava esattamente, e io ti rispondo... È un tizio che fuma molto, ma non le sigarette. Lagin Warrus, che ormai è diventato il nostro iscritto più fittato, ci chiede,
Avete qualche animale domestico? Io avevo un gatto. Io ho un gatto, cioè una gatta. Quando uscirete? Ma quando le uscirete? Se vuoi anche Prendi subito. un porno con Serventine e l'uomo del mille. Dovremmo fare un porno con la stessa persona. Va bene, ok. Dio è brutto? Sì, tantissimo. Perché vi state facendo tutte queste domande? Non lo so. E perché le state rispondendo tutte? Perché Siamo gente brutta. è meglio creare un acromo o un fangame? È come dire, preferisci le console o il computer? Quando mi uscirà Paco le sue tette maschie che me lo ha promesso? Paco? Ciao. Rispondi. Sì. Grazie. Il cane. Cosa? Gabri94 Ida chiede: il cane di Paco trova le gocciole al Simpli. Ma ma tua mamma fa la spesa al Simpli. Che poi abbiamo scoperto che ora il Simpli è il mercatino dei poveri, no? Però il Family Market è il Simpli dei poveri. Quelli ancora più poveri praticamente. Esatto. Perché sto usando chi lava contro Quillfish. Vabbè. Ma tu hai già battuto la tizia? Io Certo. sono qui alla quinta volta. Bravo, bravo. Avete mai giocato a Pokémon Mystery Dungeon? Se sì, qual è il vostro preferito? Porca troia, se l'abbiamo giocato in Mystery Dungeon, Penso praticamente. cielo. Minchia. Sì, cielo. E comunque, secondo me è lo spin-off Pokémon più bello. Manca Ranger non era malino, però Stai ne. zitto, ti A me è picchio! piaciuto. Ma perché sei stupido? Stai zitto. No, il primo faceva schifo, effettivamente. Tanto schifo. Ma brutto, brutto, brutto. Già, e comunque Francesco X, che mi ero dimenticato pure di dire chi avesse fatto la domanda, sul canale troverai una, insomma, una serie che ha fatto Paco tra l'altro su Squadra Rossa, quindi sì, abbiamo giocato a. No, perché mi ricordi di quelle cose brutte. Perché sì. Tra l'altro ho battuto Steelix con Noctowl. Nicola Romano ci chiede Wamuu! 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 E direi che con le domande ci siamo fermati. Sì, c'erano anche altri commenti, poi una bellissima hashtag che non c'entrava niente, quindi gente, ricordatevi che l'hashtag è Fuck you Avon. Altrimenti vi spiazzo le gambine. Vi mandiamo padre sotto casa. E Non ironicamente. fa male. Bravo, però cristallo me lo devo montare io. E l'idea è tua. Cosa Ho hai detto? Cosa hai detto? detto che cristallo me lo devo montare io. Perché devo metterti in riga. Andiamo a scatafasciare il Gyarados rosso. Allora, noi dobbiamo andare al rifugio Rocket. Sì, mi sto rushando tutto. Tu velocizzanti più velocemente, quindi. Più adesso stavo andando a 1400. Ma santa Madonna, io vado al massimo 500. Non è colpa Sarà mia. chiuso Per il Visual by Advance M, però. un attimo mi si era bloccato tutto, ho pensato, oh mio Dio, è crashato il gioco, mi ammazzo. Invece era Windows. No, invece era il gioco che è scriptato con il culo. A Vai, proposito, hai pimpi! già preso il condividi esperienza? No. Ehi, siamo in Pokémon Generations. Sì, ci muoviamo come degli handicappati. Come le bad animation, Dio quell'episodio che schifo. Presente Dragon Ball Super. E i primi episodi, la opening high quality. Io vi invito a guardarlo perché Ecco, vi lasciamo il link qua sotto. bellezze di genere non si vedono tutti i giorni. Perché hanno i Pokémon al 18 quando io ce li ho al 33? Ciao, Coffee! Coffee. Ah. Com'è che si chiama quella serie dove c'erano Cassidy e Butch? Dovrebbe. Ah, ma già nella prima No, c'era. no, avevamo fatto prima una serie a parte su episodi speciali. E Ah, oddio, che bello! dove Sì, c'era anche uno sì. su Raikou che era bellissimo. Ma quello lì era un film. No, no, Sì, ti dico io che era un no. film. No, era nella Solamente serie. chi ha visto. Yoto Champions League, comunque quelle serie lì può cogliere le citazioni, ma anche forse Oltre i cieli dell'avventura. Sì, Oltre i cieli dell'avventura. Basta mosse del E cazzo! Master No, Quest? anche perché poi sono spariti. Che palle, sembrano.
lo stesso Team Rocket. Ma porca troia, la cosa giusta avevo fatto. Ricordiamoci di quando Brock lasciò il cast. Io vi ammazzo. Gli scuoio! In favore di Sfighetto. Schifo. Va bene che Brock stava crescendo, quindi vuole fare il dottor Agna. Però Sfighetto non ha il suo stesso carisma. Non ce l'ha e non ce l'avrà mai. No, Sfighetto è un personaggio di merda. E Iris è una rompicoglioni. Per quella quanto... là è anche. Allora, io odiavo Misty, ma lei mi sta ancora più sui coglioni. E io. Io adoro la quinta, però l'anime è veramente qualcosa di schifo. No, l'anime è da dimenticare. Anche perché comunque, poi vedi che c'è Ash che arriva là. No, ma io adesso sto piangendo male, perché adesso nell'anime ci sarà Ibis a rompere i coglioni e l'altra stronza che tutti dicono waifu. Lily. Ma io sto piangendo. Sì, io sto piangendo solamente perché non c'è la protagonista femminile di Solen. È tipo la prima volta che quando inizio un gioco e penso, cazzo, anche se è la prima run mi viene voglia di fare l'Avatar Femme. Addirittura Markrow al 25. Io sono già contro gli Electrode. Non so come abbia fatto a superarti, non chiedere, non chiedere. Perché mi sono perso a fare cagate. Ok. Allora, magari mettiamo chi lava davanti perché altrimenti gli altri muoiono. Ma chi stende poi? Zawarm. Ok. Vai via. Sai cosa? Magari l'ultimo lo catturo. Mi servirebbe un elettro in squadra. Manca anche a me, effettivamente. Via. Ok, qui si va ignoranti di save state. Save game. Zaino. Ho due ultra bombe. Anch'io ce ne ho due. Proprio contate. Lo chiamo. Vabbè, e qui si comincia. Lo chiamo Prenle. Ma sei un infame. No, si è fatto saltare in aria. E mo qui come faccio? No, aspetta, mi sto perdendo. Dovrei andare di qua, poi di qua, poi di qua. Ok, fatto. E anche lui fa iperpozione. Seconda volta che il suo Pyro infallisce Bora ed è tutto magnifico. Ho vinto. E non... Ma sai che forse mi si evolve al 38. Ma chi? Slowpoke. Sì, dovrebbe essere quei livelli lì. Buon Dio, vabbè, almeno diventa forte. Sì, professore, lo so. Hai già battuto Alfredo? Ma sono stupido, ce l'avevo lì davanti da ore. Vabbè, adesso ti stupro e ce ne andiamo via. Ciao Alfredo Camone. Ma no, non può essere Alfredo Camone. Ma perché questo stronzo c'ha due Dugong? Sai perché non può essere Alfredo Camone? Perché non è bravo a giocare. Esatto, a parte questo. E perché non ci sono i puledri. Sì, praticamente okay. La sua mascotte era tipo rapida, c'è compagnia bella. Fa la prima run su Sole e trova un Mudbray shiny. Vabbè, signori, con la storia del Team Rocket che sta provando a usare una torre radio per fare gli show di Radio Maria. Esatto, che dovrebbe essere scomunicata. Io esatto, hai letto. E direi che per questo video è tutto e ci si sente. Vi vogliamo bene.